Civile. Ci deve entrare, può entrare nel pullman. Prego, prego, signore, prego. Dovremmo essere in tanti. Siamo andati nel Cilento. Ci sono posti dove andare, perché ci mandano in altre regioni lontane, Lombardia, Emilia, non ho capito per quale motivo dobbiamo andare lontano da qua, se c'è un'emergenza. C'è gente che magari ha solo il telefonino, non ha il telefono, e quindi io l'ho comunicato io a lui, perché neanche lui ha avuto... Protezione civile e pagina della polizia municipale. Io da qua non mi muovo. Non si vive più. Ovviamente è difficile allontanarsi da Pozzuoli, io qua sono nata, non ho chiesto io di nascere qua, sono nata qua, vivo da 58 anni, abito in questa casa dove sono nata, sacrifici dei miei genitori, sacrifici nostri, miei e di mio marito, ed è triste, molto triste poter pensare di perdere una casa, allontanarsi da qua. La popolazione dovrebbe sentire queste cose come un fatto primario, proprio di importanza assoluta, sapere come cosa dobbiamo fare se casomai ci sia una vera eruzione. Solo che in eruzione dobbiamo scappare via, una piccola scossa tellurica, ormai non ci spaventiamo più di queste cose. Quindi, allora, in occasione di una futura, mi corno veramente, come diciamo a Napoli, in eruzione, noi sappiamo cosa fare. Almeno ci danno una retta come dottore, come ci dobbiamo comportare. Ciocottiera fino alla punta di seno. Ma che cosa è successo 2000 anni fa? Noi tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo messo in campo, naturalmente io penso che comunque siamo ancora in una fase emergenziale, quindi c'è un po' di questione che naturalmente ha creato difficoltà anche per i cittadini a partecipare, però io sono abituato a fine giornata, in base ai report, a lavorare sulle criticità che naturalmente sono emerse durante le esercitazioni, e la scarsa partecipazione è una criticità con cui bisogna, in maniera coscienziosa, tutti quanti insieme bisogna lavorarci. Prima di tutto queste iniziative le decide la Protezione Civile Nazionale, ogni qualvolta loro riterranno di farla noi la faremo e saremo disponibili. Naturalmente da parte nostra stiamo rientrando ancora dall'emergenza del 20 maggio e continueremo a farlo. Contemporaneamente sottolineo, stiamo guardando all'emergenza, ritornando, e allo stesso modo stiamo facendo anche le esercitazioni. Grazie.